una lettura del primo capitolo del Te Tao Ching, il libro della virtù e della via, attribuito a Lao Tzu. Secondo il manoscritto ritrovato nella località di Ma Wan Tui, risalente al III secolo avanti Cristo, e tradotto in italiano nel 1993 da Lionello Lanciotti, risulta molto interessante per quella che potremmo chiamare la fantasia terminologica e concettuale che promana da esso. Per l'inaspettato che ci consegna, per l'inesauribilità della possibilità del pensiero che ci presenta. Questo anche a prescindere dalla fedeltà o meno, correttezza o meno della traduzione. L'importante è l'effetto, ed l'effetto è quello di una moltiplicazione, o se non altro di un aumento, della fantasia concettuale, o in una parola filosofica, mediamente disponibile. Siamo dinanzi ad una sorpresa, ad un'imboscata. Ci viene richiesto uno sforzo di fantasia. Dobbiamo andare fino a fondo laddove pensavamo di essere giunti al fondo. Leggiamo. Una virtù superiore non si ritiene virtù. Perciò ha la virtù. Questa nuova frase potrebbe risultarci già risentita. La superiorità consisterebbe, pertanto, nell'essere direttamente virtù senza passare dal sapere, ritenersi sapere. Senza passare dal sapere nemmeno di se stessa. Per cui siamo nel superiore quando ci siamo, senza bisogno del sapere. Già il sapere sarebbe una sorta di dislocamento allontanante rispetto all'essere.
termine che non è presente nel testo, il quale evidentemente privilegia il termine virtù, un po' come se in Oriente ciò che noi in Occidente chiamiamo essere, lo si chiami o lo si sia chiamato millenni addietro virtù. Si è superiori soltanto se si va oltre il sapere. È come se venisse negato lo specchio. Una virtù superiore non si ritiene virtù, perciò ha la virtù. Una virtù inferiore non perde la virtù, perciò non ha la virtù. Per essere superiori, nel senso di avere la virtù superiore, bisogna perdere, e in particolare perdersi. La virtù inferiore è quella che non perde, che non si perde, che non perde se stessa. Al massimo grado, implica anche il perdersi. Ciò che non si sa perdere, che non si sa anche perdere, non può dirsi virtù superiore. Una virtù superiore, continuiamo a leggere, non agisce e non ha ragione di agire. Infatti, anche il ritenere che un uomo è prodotto o concepito come sapere può considerarsi un'azione, ma abbiamo già visto prima che il ritenere, ancorché ritenersi virtù, è un adottato della virtù e quindi non è avere la virtù superiore. A maggior ragione, l'azione. Ancorché un'azione razionale vale come allontanamento della virtù. E quindi è da eliminarsi per il conseguimento della virtù superiore. Una benevolenza superiore agisce e non ha ragione di esistere. Quindi possiamo già fare una grande, dove abbiamo cercato la virtù, che non agisce e che sta al di là della ragione. Sotto abbiamo la benevolenza,
la quale agisce e lo fa senza ragione, insomma al di là della ragione. Nessun motivo di ragione, semplicemente essendo il tenuto valido per portare all'azione. E poi che cosa ci ha detto? Che una giustizia superiore agisce a ragione decisa, per cui al di sotto della virtù, della benevolenza, della giustizia, la quale tra le cose agisce ed agisce in base alla ragione. Quindi la base della giustizia sarebbe la ragione, sarebbe quella ritenere o quel sapere che va ordinato all'inizio in quanto scatto rispetto al essere immediatamente, quindi superiormente, senza intermediari virtù. La giustizia per essere tale ha bisogno di due cose, di avere un fondamento razionale, questo fondamento razionale deve essere poi la causa dell'azione. La benevolenza ha bisogno solo di una cosa, dell'agire, a prescindere dalla ragione. E la virtù invece è superiore se non ha bisogno di niente, né di agire né di ragione, quale fondamento d'azione. Al di sotto poi della giustizia c'è una condotta rituale. Una condotta rituale superiore agisce, se nessuno risponde allora ci si denudano le mani e si attacca. Quindi al di sotto della giustizia c'è il rito, che evidentemente indica il fatto che in questi livelli, virtù, benevolenza, giustizia, siamo a livello, possiamo dire, individuale della persona, mentre a livello del rito o della condotta rituale siamo a livello sociale. E qui abbiamo un'azione probabilmente razionale, come nel caso della giustizia, e però un'azione che se non trova una risposta, una corrispondenza, passa alla violenza. Violenza che significa perdita del Stato, cioè della virtù da cui siamo partiti. Perciò si perde il Tao, si perde il Tao, successivamente c'è la virtù. Se si perde la virtù, successivamente c'è la giustizia. Se si perde la giustizia, successivamente c'è la condotta rituale. Ora, la condotta rituale è un attenuarsi di realtà e di fedeltà, è il principio del disordine. Quindi c'è qualcosa che sta al di sopra della virtù, ed è il Tao. Perdendo il Tao, al massimo che si possa avere, si ha la virtù, che pare qui valere come principio di individuazione. Il primo principio di individuazione è quello che è vicino al Tao. Se si perde la virtù si ha la benevolenza, se si perde la benevolenza si ha la giustizia, se si perde la giustizia si ha il rito, cioè la legge, non essendo capace di giustizia a noi stessi, di essere norma di noi stessi. Abbiamo bisogno di norma interna. Infatti il rito, la legge, è azione che necessita di una corrispondenza. Cioè un'azione
che deve essere fatta rispettare da, ma per farlo ci vuole violenza, violenza e disordine, disordine è il male contrario dell'altare. Prevedere è un ornamento del Tao, il principio della follia. Perché prevedere implica che vi siano delle azioni, che vi sia un futuro, che vi sia una distanza, il cui corrispettivo è la scienza, implica che sia una conoscenza, che è sempre conoscenza di ciò che è distante, di ciò che è al di là, che è di per sé distante e al di là la conoscenza. Ma tutto ciò è disordine. Ed è follia. Perché consisterebbe nel credere che possa darti altro oltre il Tao. Perciò un grande uomo dimora in ciò che è solido, non dimora in ciò che è debole. Prevedere, che dalla nostra lezione viene considerato come un potere magico, è qui invece considerato ciò che è debole. Come mai? Perché prevedere implica la concezione del vedere. Vedere si può vedere soltanto a distanza, ma la distanza è distanza dal Tao. Il concetto stesso di distanza è distanza dal Tao, ma non può darti previsione, perché non può darti visione senza distanza. E la distanza è follia, in quanto la distanza è disordine. Quest'altro perché è distaccamento, e un distaccamento è violenza. La violenza data dal bisogno di un'azione che costringa ciò che ha in sé a se stessa. Il bisogno di una costrizione dell'altro al sé è il bisogno che si ha in società, nelle leggi, nei riti. Nella giustizia ancora non c'è questo bisogno, perché io sono giustizia per me stesso. Agisco secondo seconda ragione, ma sono autonormato, la ragione sono io a darmela. Nella benevolenza, che è una delle cose migliori della giustizia, io non ho bisogno di ragioni per agire giustamente bene. Nella virtù io sono ancora di sopra perché non ho bisogno di agire. Cioè sono a quel livello di unità o di essenza del disordine che non ha bisogno dell'azione, che non ha bisogno non solo della ragione, ma nemmeno dell'azione. Nel Tao non c'è bisogno nemmeno della virtù, non c'è bisogno nemmeno di non avere disordine, potremmo dire, non c'è bisogno nemmeno della negazione.